Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Prima di tutto volevo ringraziare tutti voi che mi state seguendo da tanto, che commentate, che mi fate sempre tantissimi complimenti. Io volevo mandare un bacio grosso grosso a tutti voi 50.000, siete tantissimi. Un bacione, un grazie, grazie di cuore. In questo video io parlerò di correttore. Come utilizzare il correttore, anche perché se non amate tanto truccarvi ma volete creare quell'effetto occhio luminoso e togliere l'occhiaia, in questo video vi farò vedere come fare. Potete realizzare anche un bellissimo trucco, però spesso se si vede l'occhiaia il trucco non risulta come dovrebbe. In questo tutorial vi mostrerò l'applicazione di diversi prodotti. Utilizzerò una matita correttore, un correttore liquido. Per applicare il correttore io utilizzo un pennello piatto abbastanza largo, potete trovarli anche dentro le profumerie Tigotà, con il sapone. Primo caso, avete poche occhiaie, che non è il mio caso perché come potete vedere io le occhiaie ce le ho, oltretutto la pelle è chiara e quindi l'occhiaia si vede particolarmente. Come fare per poterle coprire in maniera anche molto veloce, ma soprattutto utilizzando pochi prodotti? Quando andate ad applicare il fondotinta, questo è un fondotinta fluido, invece di fermarvi in questa zona qui e lasciare questa zona libera per poi poter applicare il correttore, potete prendere un po' di fondotinta e andare a tamponarlo in questa zona qui. Così potete fare anche in questa zona qui, per dare subito luminosità allo sguardo. Guardate già subito come lo sguardo è molto molto più luminoso. Ne avete applicato poco prodotto, ma già avete fatto tanto, soprattutto se non vi piace truccarvi. Una riga di matita all'attaccatura delle ciglia, un po' di mascara e siete a posto. Una cosa che dovete fare estremamente importante è questa: nel momento in cui avete applicato il vostro correttore, per valutare se questo correttore è perfetto per voi, se vi nasconde o meno l'occhiaia, dovete guardarvi da lontano. Infatti io mi sono allontanata e già potete vedere la differenza, perché da vicino l'occhiaia, bene o male, la vedrete sempre. Questa è l'occhiaia che ho coperto semplicemente con il fondotinta. Vi consiglio comunque un fondotinta fluido perché rimane sempre più leggero. Se non siete più giovanissime, vi consiglio la BB cream perché è anche un pochino più idratante. Nel caso in cui la vostra occhiaia sia pronunciata, è un po' questo il mio caso, perché se guardate l'occhiaia si vede. Dovete utilizzare un correttore aranciato se avete un'occhiaia blu violacea, e io ho un'occhiaia blu violacea che è quella più comune, quindi di solito il correttore aranciato va bene per la maggior parte delle occhiaie. Io ho scelto questa qui perché è molto facile da utilizzare, la matita di Puro Bio, che ha un bel color arancio. Questa è per pelli più chiare, cioè come la mia. Esiste un'altra un po' più scura per pelli medie. Se applicate questa matita chiara su una pelle più scura o media, sicuramente vi fa un effetto grigio e comunque si nota tantissimo. Dovete applicarla solo dove serve, quindi non applicatela in tutta questa zona perché vedete l'occhiaia dappertutto, ma solo dove l'occhiaia è blu violacea. Se voi guardate, la zona è molto molto più limitata. Quindi io applico questa matita solo in questa zona qui. Guardate già subito come ha nascosto l'occhiaia. Poi potete prendere il vostro pennello e andare a sfumare la matita aranciata. Essendo una matita, per evitare che possa migrare, potete fissarla con un po' di cipria anche per opacizzarla. Nel caso in cui non siete più giovanissime e avete timore che il prodotto vi entri nelle pieghe, in questo caso applicate comunque poco prodotto in una zona limitata e andate a contenere questo effetto. Però come potete vedere, spesso nell'occhio ci sono altre aree un po' marroncine, a volte grigiognole, che comunque appesantiscono lo sguardo,
In questo caso potete applicare il correttore aranciato solo dove serve. Intervenire con un altro correttore un po' più leggero, fluido, e applicarne poco. Quindi qui avete applicato la matita e non usate l'applicatore per stendere il prodotto, ma semplicemente per applicarlo. Create appunto tre piccoli puntini di prodotto che poi andrete a sfumare con il pennello piatto. Adesso vi faccio vedere come fare per sfumarlo, perché voi siete arrivati qui con l'applicazione del vostro fondotinta. Evitiamo di creare degli stacchi, quindi iniziamo a stendere il prodotto allargandoci in basso fino ad arrivare nella zona in cui abbiamo steso il fondotinta e poi saliamo e poi arriviamo qui vicino alla bordatura dell'occhio. Così abbiamo applicato pochissimo prodotto, l'abbiamo steso bene. Stessa cosa la potete fare anche sopra, creando anche una base uniforme anche per il vostro trucco. Quindi tre puntini di prodotto, poi andate verso il basso poi andate verso l'alto, sotto l'arcata sopraccigliare, angolo interno dell'occhio. Dovete lavorarlo un po', guardate già la differenza. Anche in questo caso linea di matita all'attaccatura delle ciglia, mascara e già il vostro sguardo è molto più disteso, è molto più luminoso, semplicemente applicando in questo caso due prodotti. Nel caso in cui abbiamo un'occhiaia che è abbastanza pronunciata, con una carnagione che non è chiara, quindi una carnagione olivastra, media, farete un pochino più fatica a trovare il correttore, quindi un solo prodotto che vada a nascondervi l'occhiaia. Difficilmente riuscirete a coprire la vostra occhiaia in un unico step, ce ne vogliono due. Con il primo step dovete coprire soltanto la zona blu-violacea dell'occhiaia. Io prendo questo qui per taglie un pochino più scure di neve nascondino, perché non ho la versione più scura della matita che vi ho fatto vedere, che io trovo veramente molto facile da applicare. Adesso vado a coprirla con questo bel arancio. Però cosa succede? Che spesso dopo il correttore si vede, cioè vedete questo correttore aranciato che sì è andato a nascondervi l'occhiaia, però non si uniforma con il resto del vostro incarnato. Un secondo step che vi semplificherà la vita è quello di utilizzare il fondotinta, la BB cream che avete utilizzato sul vostro viso. Siete sicuri che quel colore va bene, è perfetto per il vostro colore di incarnato o comunque si sposa col vostro colore di incarnato? Potete prenderne un poco il vostro pennellino, andate a coprire questa zona e poi andate sull'arancio. Questo è molto molto importante, perché sennò l'arancio si vedrà tanto. Quindi l'arancio ci serve per nascondere l'occhiaia, poi dobbiamo cercare di ottenere un colore più simile al nostro colore di incarnato. Poi potete sempre applicare il fondotinta in tutta questa zona, palpebra fissa, palpebra mobile, sotto l'arcata sopraccigliare. Applicate un velo di cipria nella zona, pennellatelo sulla zona, così, poca, soprattutto se non siete più giovanissime. E guardatevi, allontanatevi dallo specchio, non mi stancherò di dirlo per tutto il corso del video, e guardate l'effetto da lontano. Se volete un prodotto tradizionale molto molto valido, ne dovete usare pochissimo, anche il correttore Ultra HD nuovissimo di Make Up For Ever è veramente molto molto valido. L'ho provato e anche in questo caso non va a sottolineare le pieghe di espressione.
Di prodotti naturalmente ce ne sono tantissimi, io vi ho fatto vedere tra i prodotti EcoBio quelli che mi erano piaciuti di più. Fatemi sapere voi che prodotti utilizzate, quali sono quelli che vi piacciono, che vi nascondono le occhiaie, non entrano, non sottolineano, non entrano nelle pieghette della palpebra. Fatemi sapere quali sono le vostre preferenze. Un bacione grosso grosso a tutti, vi ringrazio ancora di cuore, aspetto come sempre i vostri commenti relativi a questo video di approfondimento, fatemi sapere se l'idea vi è piaciuta come sempre, perché io lo capisco tramite i vostri mi piace e i vostri commenti. Io vi aspetto sabato prossimo con un nuovo video, ore 15.